Ma è importantissimo, ovviamente la musica è molto importante per noi, essendo diciamo dei musicisti, però questo titolo che quest'anno ha l'Eurovision, mi sembra molto importante la parola uniti in questo momento così strano per l'Europa. Quindi di fatto proprio per questo non voglio mai parlare di pressione per il ranking o quanto arriverà, cioè primo, secondo, terzo, eccetera, eccetera. Credo che ognuno di noi, ogni artista quest'anno porti dei messaggi e credo che l'Eurovision sia un'occasione importantissima per mandare i messaggi e mandarli a più persone possibile. E penso sia chiaro a tutti, e lo pensino tutti i miei, diciamo, colleghi qui, che forse il messaggio più importante quest'anno è veramente che questa guerra, ma tutte le guerre finiscano perché non c'è tempo. Cioè, abbiamo una vita sola e non possiamo pensare, cioè, di fare questa cosa, non possiamo pensare che la storia non ci abbia insegnato niente. Allora, gran finale domani sera, in realtà è già una settimana che stai cantando in giro Sì. per Liverpool. Sì. Intanto, com'è andata all'Eurovillage? Ti aspettavi come dire, quell'affetto intorno, no? No, non mi aspettavo, cioè ovviamente non mi aspettavo, cerco sempre di non farmi tipo, aspettative, però è stato molto bello, c'è stata una bellissima energia sul palco. Qui stiamo provando tantissimo, stiamo provando molto di più che a Sanremo. Sanremo di solito facciamo quattro prove con tutta l'orchestra e qui stiamo provando tanto e ovviamente è. Credo che sia il format proprio di Eurovision, perché mi ricordo nel 2013 era la stessa cosa, cioè mi metteva quasi paura la perfezione con la quale poi riescono a fare queste cose e a fare questo evento. Non a caso è seguito da non so quanti milioni di telespettatori, quindi devono essere molto attenti a tutto e siamo in tantissimi, fortunatamente da una parte. Che cosa ti porti via da questo Eurovision Song Contest rispetto all'altro? E soprattutto ho notato fra quei cantanti c'è ovviamente un'unione oltre a una competizione, che non ho mai visto neanche a Sanremo. Cosa ne pensi? Ma io credo che, beh, devo dire che anche a Sanremo c'è stato comunque un bel feeling con gli altri concorrenti, almeno per quanto riguarda me, mi sento ancora con tantissimi, quindi ci sentiamo quasi tutti i giorni, cioè, ormai io e Lazza siamo fratello maggiore e fratello minore, ma mi sento con tutti, ovviamente lo dico con tutti. E credo che qui, almeno per quanto riguarda me, io stia rifacendo o comunque la stessa cosa che ho fatto a Sanremo. Cerco di divertirmi, cerco di non pensare alla gara, perché poi alla fine siamo qui per divertirci, stiamo facendo comunque uno dei lavori più fighi del mondo, quindi è inutile pensare al ranking, al posizionamento e ho incontrato tante persone belle, tanti bei esseri umani, quindi sì, mi piace parlarci, conoscerli e trovare dei punti in comune. Poi cerco di splittare il più possibile tipo tra le lingue più o meno che so. Oramai ho dimenticato completamente Italiano. l'italiano, parlando in spagnolo e in inglese costantemente. Ovviamente, sì, sono 11 giorni che siamo qui. Non so se faccia parte solo dell'Italia, però certo che a un certo punto uno dice: oddio, non vedo l'ora di tornare un attimo a casa, Grazie. anche se sto benissimo qui. Grazie. Grazie.